Buonasera e benvenuti a questa ultima lezione per quanto riguarda la serie che stiamo trattando, Evangelizzare con successo, questa serie che oggi si chiude con la undicesima parte. E vorrei ringraziare tutti coloro che hanno seguito questa serie, tutti coloro che hanno collaborato con i loro messaggi, con le loro email, con tutto quello che hanno potuto fare per potersi mettere in contatto con noi, perché ci hanno arricchito tanto. È stato un arricchimento anche sulla base delle domande che sono state fatte, anche sulla base delle obiezioni, che ci ha dato l'opportunità di studiare meglio e di approfondire ancora meglio l'argomento. Quindi vorrei veramente ringraziare tutti coloro che hanno collaborato. La prossima settimana non ci sarà lo studio, inizieremo poi fra 2 settimane con una nuova serie che ancora non so di che cosa, non so di che cosa tratteremo. Sto pregando al riguardo, quindi vediamo quello che lo Spirito Santo ci mostra. Quindi, senza indugiare, andiamo alla chiusura di questa serie. Come diciamo sempre, praticamente all'inizio di ogni lezione, la spinta che ho avuto per poter iniziare questa serie mi è stata data dalle parole scritte nel profeta Isaia, in maniera particolare Isaia 57, dal versetto 14, dove dice: E si dirà, appianate, appianate, preparate la via, rimuovete gli ostacoli dalla via del mio popolo. E poi più avanti, al capitolo 62, al versetto 10, è scritto così: Passate, passate per le porte. Preparate la via per il popolo, appianate la strada, rimuovete le pietre, alzate una bandiera tra i popoli. E attraverso questi 2 versetti, in maniera particolare, ho sentito la spinta di poter trattare questo argomento, e che ci ha portato parecchio in profondità e ci ha fatto comprendere tante cose che magari abbiamo ripassato, tante cose che magari non sapevamo, che abbiamo studiato, abbiamo cercato di andare in profondità. E quindi sono argomenti che ci prenderebbero tanto tempo se continuassimo a studiare, se continuassimo a scavare. Sono degli argomenti che non finiscono mai, in realtà, perché a parte il fatto che studiare anche dai testi, sia il greco che l'ebraico, ci dà la possibilità di andare in profondità, di creare collegamenti, di mettere insieme tanti pezzi. È anche vero che in parte conosciamo, in parte parliamo, in parte profetizziamo, dice Paolo. Quindi sicuramente certi studi o certi argomenti rivisti fra qualche anno ci daranno ancora maggiore ricchezza e maggiore profondità, non perché l'argomento cambi, ma perché noi cambiamo, perché noi siamo cambiati. Io tratto questi argomenti ormai da più di 20 anni e mi rendo conto con il tempo quanto siano cambiate certe cose, ma perché in realtà non è cambiato l'argomento, sono cambiato io. E quindi la capacità di studiare, la capacità di imparare, la capacità di esprimermi mi dà la possibilità sicuramente di trattare l'argomento a volte in maniera diversa. Questa parte conclusiva sarà abbastanza particolare come lezione, perché alla fine tratteremo proprio un argomento che riguarda appunto la salvezza, che riguarda la giustificazione di Dio per tutta l'umanità. È un argomento molto particolare, scusate, che fa discutere tanto, che è tanta carne al fuoco, e permette un buon confronto con coloro che chiaramente desiderano farlo in maniera civile e in maniera pacata, anche se mi rendo conto che non è facile andare a smontare anni e anni di insegnamenti, anni e anni di dottrina, anni e anni, personalmente ritengo, di cose non vere o di cose esagerate. Non è facile, mi rendo conto. Come ho detto anche in qualche video, desideravo incoraggiarvi a vedere un film, questo film straordinario che si chiama appunto Domenica e che è uscito ora da qualche giorno sul canale Netflix. E vi consiglierei veramente di vederlo, perché tratta proprio gli argomenti che noi trattiamo in maniera particolare, quindi la salvezza per tutti, la giustificazione per tutti, e lo tratta in maniera così elegante, fa vedere anche, è una storia vera, e
non è semplicemente la storia di un predicatore che è, al quale, come dice lui, Dio gli parla in maniera chiara ed evidente anche andando a studiare le scritture, ma è la storia di tante persone che si stanno mettendo in discussione, stanno cercando di comprendere realmente qual è il cuore del Padre. C'è un popolo in Italia, c'è un popolo nella nostra nazione e in tutto il mondo che ancora non è tornato a casa. E quindi è nostra responsabilità, come abbiamo letto in Isaia, di preparare la via, di appianare la strada, di rimuovere gli ostacoli e di alzare una bandiera. E come ho detto in qualche lezione fa, l'ostacolo più grande, uno degli ostacoli più grandi per le persone di ritornare a casa, di ritornare a credere in Dio come Padre, è esattamente l'immagine sbagliata che si è data di Dio in questi secoli e che purtroppo si dà all'interno degli ambienti religiosi, degli ambienti che vantano il monopolio della verità, che vantano il monopolio della rivelazione, che vantano il monopolio dell'unica dottrina vera che salva. E come dico spesso, nessuno di noi può possedere la piena verità o l'assoluta verità. La cosa più bella è che la verità a noi, la verità possiede noi, la verità è venuta e ha salvato il mondo intero. Ora andiamo ai quattro principi che Gesù diede ai 70 discepoli per questa missione, ricordando appunto qual era il motivo di tale mandato. Li ha mandati a due davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stava per recarsi per manifestare il regno di Dio. Andiamo a leggere, dai, tutti insieme in Luca al capitolo 10, dal versetto 1 al versetto 9 in maniera particolare. Descritto così: dopo queste cose il Signore ne designò altri 70 e li mandò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stava per recarsi. E diceva loro: la messe è grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe. Andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, non salutate alcuno per via. E in qualunque casa entriate, dite prima pace a questa casa. E se lì vi è un figlio di pace, la vostra pace si poserà su di lui, se no essa ritornerà a voi. Rimanete quindi nella stessa casa, mangiando e bevendo ciò che vi daranno, perché l'operaio è degno della sua ricompensa. Non passate di casa in casa. E in qualunque città entriate, se vi ricevono, mangiate di ciò che vi sarà messo davanti e guarite i malati che saranno in essa e dite loro: il regno di Dio si è avvicinato a voi. Stasera, come ultima lezione, tratteremo appunto l'ultima parte del versetto 9, che chiaramente ci darebbe possibilità di rimanere altre 11 lezioni, quindi altre 11 settimane su questo argomento, ma prima o poi lo dobbiamo chiudere e prima o poi dobbiamo iniziare anche qualche altro argomento. Però è un argomento infinito, un argomento che non potrebbe, tra virgolette, finire a meno che noi non lo vogliamo. Quindi dobbiamo decidere, dobbiamo avere un calendario, quindi è chiaro che dobbiamo terminare. Quindi si è parlato tanto di questo argomento e stasera do semplicemente dei punti, dei principi così basilari e fondamentali, semplicemente cercando anche di chiudere l'argomento dall'inizio, quando è stato trattato. Quindi vediamo in Luca 10 il mandato di Gesù ai 70 discepoli. Lui manda queste 35 coppie e li manda due a due, appunto, sono coppie davanti a sé in ogni città e luogo dove egli sta per recarsi. Quindi lui li manda per preparare la strada. Comprendiamo il principio, questo è quello che succede anche oggi con te e con me. Lui ci manda per preparare la strada, come pionieri, per aprire la strada, per definire la strada, per appianarla, per rimuovere gli ostacoli, per alzare una bandiera, per chiamare l'attenzione delle persone. Quindi lo scopo ultimo
come leggiamo nel versetto 9, lo scopo ultimo è quello di manifestare il regno di Dio. Gesù manda i suoi discepoli a manifestare prima di tutto il regno di Dio e dopo, all'ultimo, a predicarlo. Quindi vediamo questi quattro principi. Quando entrate in una casa, il versetto 5, qualunque casa entrate, dite prima pace a questa casa. Gesù sta parlando di preparare il terreno, preparare le persone con la benedizione, quindi con l'intercessione. Benedite le persone prima di raggiungerle, prima di incontrarle, prima di parlare con loro, benedite le persone e cercate di comprendere qual è il problema e quindi preparate la strada. Paolo ha detto: se il nostro Vangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono, nei quali l'Iddio di questo secolo sta accecando le menti. Quindi abbiamo bisogno di preparare la strada anche con l'intercessione, quindi metterci in mezzo tra le persone e il nemico, lavorare sul nemico, lavorare sulle persone in maniera chiara. Prima di andare in quella casa, prima di entrare, dite pace sia a questa casa, dichiarate la shalom di Dio, la pace di Dio. Secondo principio, quando entrate, state in quella casa, non passate di casa in casa, rimanete con le persone, spendete del tempo, abbiate comunione, associatevi con loro, cercate di entrare nel loro cuore, acquisire la loro fiducia e cercate di entrare nella loro zona comfort, quindi state con loro. Terza cosa, quando starete con loro, sicuramente loro si apriranno, vi diranno quali sono i loro problemi e quindi voi avrete l'opportunità di pregare, di guarire i malati, come abbiamo spiegato nelle ultime lezioni, di curare coloro che sono deboli. Ed è importante iniziare questo processo, non è semplicemente il imporre le mani, portare guarigione. Quindi la malattia di cui parla Gesù non è semplicemente una malattia fisica, ma ha a che fare con uno stato d'animo molto spesso. Quindi cercare di andare a lavorare in quelle aree definite delle persone. Quindi non siate veloci, non cercate il miracolo veloce e immediato. Ci sono situazioni che devono essere affrontate, delle situazioni particolari che vanno curate. C'è bisogno di una terapia. Cura il tuo malato. Terapia, la parola cura dal greco terapeuo. Quindi iniziate una terapia, cercate di avere calma, tranquillità, pazienza, ascoltate le persone, cercate di alleviare il dolore, perché molto spesso, a volte, non molto spesso, a volte non è semplicemente una malattia che deve scomparire, ma è un dolore che deve scomparire, a volte è una situazione mentale, un problema dell'anima, e quindi c'è bisogno di un lavoro, e questo è molto importante. Dice: quando vedrete all'opera, quando vedrete poi Dio all'opera, avrete l'opportunità di dire alle persone: il regno di Dio si è avvicinato a voi. Mi piace molto le altre versioni in inglese quando dicono così: il regno di Dio è arrivato a voi. Oppure c'è una bellissima versione in inglese che dice: il regno di Dio è arrivato proprio davanti alla porta di casa vostra. Il regno di Dio è arrivato proprio davanti alla porta di casa vostra. E questo è bellissimo perché ci dà un'immagine stupenda, il regno di Dio che arriva proprio sulla soglia di casa ed entra e porta trasformazione. La parola dite nel testo greco, appunto dal greco lego, significa letteralmente anche non solo dire, parlare, significa anche descrivere, significa anche presentare, significa anche mostrare. Quindi comprendete che le parole hanno un significato molto più ampio e ci danno un quadro sicuramente molto più ampio. Quindi non è semplicemente dire, parlare, regno di Dio è arrivato, boom, ciao, ti saluto, buonasera, alla prossima. No, ha a che fare con una presentazione, ha a che fare con una descrizione, ha a che fare con il mostrare, ed è molto importante questo. Ripeto, Gesù ci manda a dimostrare, a manifestare il regno di Dio per poi predicarlo. Quindi dovremmo essere interessati prima di tutto alla manifestazione del regno, prima che alla predicazione del regno. La manifestazione del regno è subito dopo la sua predicazione, la sua presentazione, la sua descrizione. In pratica Gesù desidera che il regno di Dio sia prima di tutto manifestato e dopo spiegato o predicato o
detto a parole, insomma, se quello che predichiamo, se quello che predichiamo è anticipato da quello che dimostriamo, le nostre parole avranno più valore nel momento in cui usciranno dalla nostra bocca. Se prima di predicare noi dimostriamo il regno alle persone e la base del regno di Dio è l'amore, la base del regno di Dio è il perdono, la base del regno di Dio è la grazia, la base del regno di Dio è la sua misericordia. Ed è quanto è importante comprendere questo. Se le nostre parole sono anticipate dalla dimostrazione, nel momento in cui parliamo, le nostre parole avranno credito e avranno un valore e un peso totalmente diverso perché stiamo dicendo ciò che abbiamo dimostrato alle persone. Questo è molto importante perché come diciamo sempre, le persone sono sicuramente stanche delle parole, le persone hanno bisogno di comprendere hanno bisogno di vedere, hanno bisogno di toccare. E hanno bisogno di sperimentare in coloro che ne parlano, in coloro che lo vivono, in coloro che lo credono, tutto quello che a loro manca. Quindi se noi possiamo dimostrare il regno di Dio attraverso l'amore, attraverso il soprannaturale, attraverso il prenderci cura degli altri, se possono vederlo in maniera pratica, allora le nostre parole avranno una capacità di penetrare nel cuore delle persone totalmente diverso, perché le nostre parole avranno credito nel loro cuore. Gesù manda i suoi discepoli a manifestare il regno di Dio, manda i suoi discepoli a predicare il regno di Dio. Questo concetto che a volte sembra così etereo, così lontano, il regno di Dio è qualcosa di talmente pratico. Paolo dice in Romani 14, dice così, lo voglio leggere. Romani 14, 17 dice così: il regno di Dio non è mangiare e bere, ma giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. E dice qua ancora, perché il regno di Dio è dimostrazione di, non è, dice, non consiste in parole, ma il regno di Dio consiste in potenza. Quindi è una manifestazione tangibile. Qualcosa che si può toccare, qualcosa che si può vedere e quindi è qualcosa che si può spiegare ed è qualcosa che si può dimostrare, che si può predicare e che si può insegnare anche. Il regno di Dio è l'unico argomento che Gesù ha predicato durante tutto il tempo della sua vita qui sulla terra, dal momento in cui ha iniziato il suo ministero a 30 anni, per 3 anni quasi e mezzo la sua vita è stata impregnata di questo argomento. La sua predicazione, il suo insegnamento era il regno di Dio. E quando noi andiamo a vedere proprio l'inizio del suo ministero in Matteo al capitolo 4, il versetto 17 dice: da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi perché il regno di Dio è vicino, ravvedetevi perché il regno di Dio è a vostra disposizione, è a portata di mano, significa letteralmente il regno di Dio è vicino. E la parola, l'espressione che lui dice, ravvedetevi, che non ha niente a che fare con il sentirsi in colpa o il pentirsi dei propri peccati. La parola ravvedetevi ha a che fare con un cambio di mentalità. La parola ravvedetevi significa letteralmente cambiate modo di pensare o pensate in maniera differente o abbiate il coraggio di mettere in discussione i vostri punti fermi e afferrate la nuova mentalità del Regno di Dio. La parola ravvedetevi ha la stessa radice della parola rinnovare la mente. Quando Paolo parla, vi ricordate Romani 12 al versetto 2: non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. La parola rinnovare, la parola ravvedersi hanno la stessa radice e ha a che fare con un cambio di mentalità. A volte noi abbiamo sempre avuto un concetto sbagliato del ravvedimento. Per noi il concetto del ravvedimento è quando qualcuno si pente dei suoi peccati, va davanti all'appello e cerca preghiera e si mette a piace, si mette a piangere, si sente dispiaciuto dei propri peccati, chiede preghiera, si mette a piangere, tutto lì contrito e noi pensiamo che sia quello il ravvedimento.
Ma quello non ha niente a che fare con il ravvedimento. Ravvedersi non significa sentirsi in colpa, non significa stare male per qualcosa che hai fatto. Ravvedersi significa letteralmente cambiare il modo di pensare. Ecco perché le persone, dopo che si sentono in colpa per le cose sbagliate, escono dalla chiesa, escono dalle comunità e ritornano a fare le cose che hanno sempre fatto, per le quali hanno chiesto perdono. Perché? Perché non c'è stato un vero ravvedimento, perché non c'è un vero cambiamento di mentalità. Cambiare il modo in cui siamo stati condizionati a pensare. Questo è un altro argomento, e credo che è un argomento che molto presto tratteremo, quello del rinnovamento della mente, proprio come serie, come studi, perché c'è così tanto da dire, c'è così tanto da andare in profondità su questo argomento. Ravvedetevi perché, ravvedetevi a motivo del fatto che il regno di Dio è arrivato ed è a vostra disposizione, a vostra portata di mano. Quindi cambiate il modo di pensare perché il regno di Dio è arrivato. Cambiate il vostro modo di pensare, pensate in maniera diversa perché un altro regno è arrivato. E quindi quando arriva un altro regno, un'altra realtà spirituale che è la più forte, che è la più potente, dobbiamo entrare in quella mentalità. Dobbiamo sforzarci di entrare. Quando Gesù parla di sforzarci di entrare per la porta stretta, ha a che fare proprio con questo, con il discorso che la nostra mente non è in linea con quelli che sono i pensieri di Dio. Vi ricordate, Dio stesso parla in Isaia 55, si è aperto a colpo, dice: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Come i cieli sono più alti della terra, quant'è il cielo più alto della terra? Non c'è una misura, chiaramente. Oggi scientificamente parliamo di atmosfera, litosfera e tutte le sfere che ci sono, che ci portano poi nello spazio, ma in realtà non c'è in realtà una misura. Quindi significa che il nostro sforzo è costante, è continuo, il rinnovamento è costante, è continuo. Così come i cieli sono più alti al di sopra della terra, i nostri pensieri sono terreni, i suoi pensieri sono più alti, le nostre vie sono terrene, le sue vie sono più alte. Quando pensiamo di essere in alto, ci rendiamo conto che dobbiamo andare ancora molto più in alto, perché non c'è una misura del cielo, della distanza tra il cielo e la terra. Quindi è una immagine, è una parabola in realtà che Dio sta dicendo. E quindi abbiamo bisogno di sforzarci di entrare per la porta stretta. E qual è il problema di entrare per la porta stretta? Qual è lo sforzo di entrare per la porta stretta? Lo sforzo più grande di entrare per la porta stretta è che una persona, la porta stretta di cui parlava Gesù, era una porta tranquillamente attraverso la quale una persona poteva entrare tranquillamente, non doveva sforzarci. Lo sforzo qual era? Lo sforzo è che non puoi portare niente attraverso quella porta. Quindi il passare attraverso la porta stretta significa letteralmente che devi rinunciare a tutto quello che tu pensi che sia assoluto, che sia importante, che sia fondamentale, e afferrare soltanto quello che Gesù ti dà. E cos'è quello che Gesù ti dà? È il regno di Dio. E dov'è il regno di Dio? Gesù ne parla in Luca 17:21. Il regno di Dio è dentro di voi. Quindi tu puoi passare attraverso quella porta stretta tranquillamente, portando con te tutto quello di cui tu hai bisogno, tutto quello che ti è necessario. Gesù ha predicato sul regno di Dio costantemente, continuamente, per 3 anni. Matteo 4, 17 è proprio l'inizio della sua predicazione. In Marco, che è quello personalmente che mi piace tantissimo perché riassume in poche parole quello che è il messaggio di Gesù. In Marco, al capitolo 1, il versetto 14 e 15 dice: ora, dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea predicando l'Evangelo del regno di Dio. Il Vangelo del regno di Dio non è il Vangelo della Chiesa evangelica,
non è il Vangelo della Chiesa Cattolica, è il Vangelo di un altro regno, non è religione, non è religione. Non ha niente a che fare, il regno di Dio non ha niente a che fare con la religione, è la buona notizia del regno di Dio che non ha niente a che fare con la religione e fra un poco ne parleremo, dicendo il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, il regno di Dio è a vostra disposizione, è a vostra portata di mano, ravvedetevi, cambiate il vostro modo di pensare e credete al Vangelo. Perché dobbiamo ravvederci? Perché dobbiamo cambiare la mentalità? Perché è arrivato il regno di Dio? Perché è arrivato il Vangelo? Vedete la parola, l'espressione ravvedetevi, Gesù la mette tra il regno di Dio e il Vangelo. È un sandwich, è uno, due parti di un panino meraviglioso e all'interno c'è il ravvedimento. Il ravvedimento ha a che fare con il cambio di mentalità. Non ha a che fare con il sentirsi in colpa per quello che fai. Cambia mentalità. È in mezzo tra il regno di Dio e in mezzo alla, tra il regno di Dio e il Vangelo. Ed è così importante comprendere questo principio. È così facile. Ed è così difficile essere semplici. È così difficile rinunciare a tutte le cose che ci stiamo portando dietro per passare attraverso quella porta stretta che ci permette di entrare nel regno di Dio, che ci permette di sperimentare i benefici del regno di Dio. Gesù è la porta, Gesù è quella porta stretta attraverso la quale noi passiamo e beneficiamo di tutto quello che il regno di Dio è, di tutto di quello che il regno di Dio rappresenta. Il regno di Dio non ha niente a che fare con la salvezza dall'inferno. Definiamolo una volta e per sempre: la salvezza e il regno di Dio non hanno niente a che fare con lo scampare l'inferno. La parola inferno nella Bibbia non esiste. Gesù non ha mai parlato dell'inferno. La parola inferno è stata messa dai nostri traduttori, purtroppo, per andare a descrivere quello che è un pensiero dantesco. L'inferno nasce con Dante, il concetto delle fiamme eterne nasce con Dante, non nasce con Gesù. Ed è fondamentale comprendere che ogni volta che nella Bibbia c'è scritta la parola inferno, voi, tutti noi, abbiamo l'autorizzazione di cancellarla e di scrivere lì al suo posto Hades, soggiorno dei morti. E c'è grande differenza tra soggiorno dei morti e fiamme che bruciano per l'eternità, perché questa è l'immagine che noi abbiamo dell'inferno. Il concetto del regno di Dio è molto semplice. Il regno di Dio non ha a che fare con il preparare le persone sulla terra per poi rapirle e portarle chissà in qualche spazio ultraterreno in cielo, quello che viene chiamato il cielo. Ma la Bibbia parla molto chiaramente che ci saranno nuovi cieli e nuova terra. Così oggi ci sono dei vecchi cieli e della vecchia terra, ci saranno nuovi cieli e nuova terra. Il regno di Dio però Gesù lo ha restaurato dal momento in cui lui ha compiuto la sua opera, e in modo tale che ogni singola persona riesca a vivere questa vita qui e ora, il regno di Dio così come lui l'ha vissuto. Ecco perché lui ci ha insegnato a pregare: venga il tuo regno, o per meglio dire che il tuo regno si manifesti. Nel concetto ebraico questo è il senso, che il regno tuo si manifesti, affinché la tua volontà sia fatta qui sulla terra, qui e ora sulla terra, come è fatta nel cielo. La nostra destinazione non è il cielo, la nostra destinazione è il luogo dal quale siamo venuti, una nuova terra meravigliosa, straordinaria, paradisiaca, se possiamo definirla così. Quindi il luogo dove noi stiamo andando è il luogo dal quale noi veniamo. Il luogo dove stiamo andando è il luogo dal quale noi proveniamo, in realtà. Gesù è venuto per restaurare il regno di Dio sulla terra, nel cuore degli uomini e per tutta l'eternità. Gesù è venuto per restaurare il regno di Dio sulla terra, nel cuore degli uomini e per tutta l'eternità. Ed è talmente semplice questo messaggio, ed è semplice così come quando noi lo leggiamo nel libro della Genesi. Quando noi comprendiamo cosa è successo nel libro della Genesi,
comprenderemo anche tutto quello che è scritto nella Bibbia. Perché? Perché la Bibbia non è un libro religioso, non è un libro devozionale. La Bibbia è un documento legale attraverso il quale noi scopriamo tre cose fondamentali. Tutta la Bibbia si riassume in tre cose. La Bibbia si riassume nel regno di Dio, il re e una famiglia reale. Molto semplice. La Bibbia si riassume in questi tre principi, in questi tre concetti. Il re, il suo regno e la famiglia reale. Stop. Non c'è nient'altro più da comprendere, nient'altro più che capire, perché nel momento in cui noi leggiamo la Genesi e comprendiamo lo scopo della creazione e lo scopo della terra e di tutto il creato, quindi dei cieli e della terra, e quando comprendiamo lo scopo della creazione dell'uomo, lì comprendiamo il motivo per il quale Gesù è venuto e cosa è venuto a fare. Molto semplice. Quando noi comprendiamo lo scopo della creazione, quindi del creato, e lo scopo della creazione della sua creatura, cioè l'uomo, noi comprendiamo tutto il resto, perché è da là che dobbiamo prendere la chiave di lettura per tutto il resto della Bibbia. Tutto il resto sono religioni costruite che hanno portato per 2000 anni guerre e morti, devastazioni e di tutto e di più, e hanno creato gli ostacoli per impedire alle persone di ritornare alla casa del Padre. Gli ostacoli non sono stati creati dal diavolo, gli ostacoli sono stati creati proprio dalla Chiesa stessa. Ecco perché è la Chiesa stessa che si deve ravvedere, non il mondo. È la Chiesa stessa che si deve ravvedere, cioè che deve cambiare mentalità. Perché? Gesù ha detto una cosa molto importante, lo troviamo scritto in Matteo, al capitolo 24, al versetto 14. Gesù dice, è questo Evangelo del Regno, questo. Perché lui sapeva che avremmo predicato altri tipi di Vangelo. Lui lo sapeva. Gesù ha detto, questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, in testimonianza a tutte le genti, e solo allora verrà la fine. Sapete chi sono coloro che stanno ritardando la fine? Proprio coloro che predicano un altro Vangelo. I predicatori del Vangelo sono proprio coloro che stanno posticipando la fine, che stanno impedendo la fine. Quando questo Evangelo del Regno, sarà predicato in tutto il mondo e in testimonianza a tutte le genti, solo allora verrà la fine. Quando noi comprendiamo lo scopo della creazione, ci rendiamo conto di quanto sia semplice e facile da comprendere il messaggio del Vangelo del Regno. Ora, ritornando di nuovo alla Genesi, perché vorrei concludere ritornando all'inizio. Scusate il gioco di parole. Vorrei concludere questa serie di studi proprio parlando, ritornando al principio. Quando noi comprendiamo lo scopo della creazione, tutto ci sembra più chiaro. Qual è il motivo per il quale Dio ha creato la terra? Dio ha creato la terra per estendere il suo regno, un regno invisibile, il regno dei cieli. Quindi quando si parla, qual è la differenza? Vedete, quando nel Nuovo Testamento se leggiamo l'espressione regno dei cieli e leggiamo l'espressione regno di Dio, qual è la differenza tra regno dei cieli e regno di Dio? Se possiamo dirla in maniera semplice, anche se il concetto è molto più ampio, il regno dei cieli è il luogo dove Dio abita. Padre nostro che sei nei cieli, Dio abita nei cieli, i cieli sono la dimora di Dio. Questo è quello che dice la scrittura. Quando parla del regno di Dio, ha a che fare invece con l'influenza che il regno dei cieli ha sulla terra. Ripeto, quando si parla del regno dei cieli, si parla proprio del luogo dove Dio abita. Il regno dei cieli, la dimora di Dio, ok? Quando si parla di regno di Dio, ha a che fare in maniera particolare con l'influenza che il regno dei cieli ha sulla terra e ha nelle nostre vite. Quindi, perché Dio ha creato la terra?
Dio crea la terra per estendere il regno dei cieli sulla terra, quindi per estendere la sua influenza e il suo dominio in un luogo chiamato terra. Perché Dio crea l'uomo? Dio crea l'uomo come suo diretto rappresentante, quindi Dio crea la terra per estendere il regno dei cieli in un luogo definito, chiamato pianeta Terra, e Dio crea l'uomo per estendere se stesso e quindi fare della Terra una colonia, né più né meno, che il regno dei cieli colonizza il pianeta Terra, l'universo, tutto il creato. Dio vuole estendere questo regno dei cieli sulla Terra e crea l'uomo come estensione di se stesso, perché lo crea a sua immagine e a sua somiglianza, per regnare sulla Terra, per dominare sulla Terra, affinché la volontà di Dio che è fatta nei cieli possa essere fatta anche sulla Terra. Molto semplice. Non sappiamo noi quanto duri questo regno sulla Terra, cioè dal momento in cui viene creato. Bibbia parla di questi 7 giorni, ma è chiaro che non sono giorni fatti di 24 ore, perché il tempo nell'eternità non esisteva prima del peccato, prima della dichiarazione di indipendenza di questa colonia chiamata Terra e del rappresentante di Dio chiamato uomo, non esisteva il tempo. Quindi quanto tempo c'è stato per creare? Non si sa. Quanto tempo è durato il dominio dell'uomo sulla Terra? Noi non lo sappiamo, non ci interessa. La cosa brutta è che quando noi leggiamo la scrittura, chiaramente al capitolo 1 c'è la creazione, capitolo 2 c'è il regno dell'uomo sulla terra, capitolo 3 è finita. E questo è un po' imbarazzante, perché c'è manco il tempo di iniziare che già è finita. E quindi tu pensi che Genesi 1 c'è la creazione, Genesi 2 c'è il paradiso sulla terra e quindi il dominio dell'uomo sulla terra. Genesi 3, tutto va allo sfacelo, tu pensi che la soluzione la trovi in Genesi 4, invece no, passano 4.000 anni, 4.000 lunghissimi anni per avere di nuovo il regno di Dio nel cuore dell'uomo e avere il regno di Dio restaurato sulla terra attraverso coloro che hanno il regno di Dio nel loro cuore. Ma questo è un altro discorso, naturalmente. Ora, cosa succede? Succede che al capitolo 3 l'uomo decide, possiamo definirlo, lo posso dire in questa maniera, la colonia chiamata Terra decide di proclamare la sua indipendenza dal regno principale, che è il regno dei cieli. Quindi l'uomo dichiara indipendenza dal suo creatore, dal suo re, il re delegato dichiara la propria indipendenza dal re che lo ha commissionato e delegato sulla terra. L'uomo decide di fare un'altra strada, di prendere una sua strada di indipendenza. Non sappiamo cosa ci sia dietro questo ragionamento che è nella testa e nel cuore di Adamo ed Eva. C'è il concetto del serpente, il concetto del frutto, ma chiaramente è qualcosa di molto più ampio, ok? Qual è il frutto di questa caduta? Quali sono gli effetti collaterali di questa dichiarazione di indipendenza dell'uomo dal suo quartier generale? Andiamo a leggere, perché è molto importante comprenderlo, perché poi Paolo spiega qualcosa in Romani al capitolo 5. In Genesi 3 vediamo Dio che parla con l'uomo e dice: ma che è successo? Perché hai fatto questo? E l'uomo si giustifica, cioè alla donna che tu mi hai messo accanto. Dio va dalla donna, eccetera, eccetera, c'è questo dialogo e la donna dice: il serpente che tu hai creato. Quindi alla fine non è colpa di nessuno, la colpa è del serpente che Dio l'ha creato. Quindi alla fine. Allora l'Eterno Dio, sto leggendo Genesi 3, 14, l'Eterno Dio disse al serpente: poiché hai fatto questo, sii maledetto, fra tutto il bestiame e fra tutte le fiere dei campi. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. E io porrò inimicizia tra te e la donna, e tra il tuo seme e il seme di lei. Esso ti schiaccerà il capo, e tu ferirai il suo calcagno. È chiaro che Dio non se la sta prendendo col serpente in quanto animale. Perché poi dichiara
l'inimicizia tra lui e la donna. Quindi è chiaro che Dio sta parlando al serpente antico in quanto Satana, in quanto nemico delle nostre anime, ok? Ed è soltanto lui che viene maledetto. È soltanto lui che viene maledetto. Per favore, seguitemi. La prima volta che si parla di maledizione è proprio qua dove Dio dice questo, dice al serpente, sii maledetto, ok? È molto interessante sapere, comprendo una cosa, Dio non ha maledetto il serpente in quanto animale, quindi creatura sua, perché è una creatura di Dio. Vi ricordate quando attraverso la disubbidienza il popolo di Israele fu mosso dai serpenti nel deserto? Ed è scritto che Dio disse a Mosè di fare un serpente di rame e di metterlo in cima ad un bastone. Tutti coloro che avrebbero guardato al serpente di rame sarebbero stati guariti. Ok? Quindi, se Dio è arrabbiato con i serpenti, o se il serpente è un'immagine del male, non deve essere un'immagine di guarigione. Ma la cosa più importante, guardate quello che Gesù dice in Giovanni al capitolo 3, al versetto 14. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Perché è importante vedere questo, leggere questo? Che anche nelle nostre immagini, vedete, quando noi vediamo un serpente, la prima cosa che lo associamo è il diavolo. Gesù ha associato se stesso ad un serpente. E quindi la maledizione di Dio non è sull'animale, sul serpente, ma Dio stava maledicendo il nemico, stava maledicendo il serpente antico, stava maledicendo Satana. Ed è importante comprendere questo. Andiamo avanti, Genesi 3:16. Alla donna disse: io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze, le tue gravidanze. Con doglia partorirai i figli, i tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su di te. È molto ampio, dovremmo studiare questo a parte. Ma vedete che non c'è una maledizione sulla persona. Versetto 17, molto importante. E Dio disse ad Adamo: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie, a volte non bisogna dare ascolto alla voce della moglie, a volte sì, e hai mangiato dell'albero circa il quale io ti avevo comandato dicendo non ne mangiare, il suolo, ascoltate, il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita, esso ti produrrà spine e triboli, e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane col sudore del tuo volto, finché tu ritorni alla terra, perché da essa fosti tratto, perché tu sei polvere e in polvere ritornerai. Io vi chiedo, in quale parte di quello che abbiamo letto si parla di inferno, essere diventati peccatori, condanna, dannazione eterna. Da nessuna parte. Da nessuna parte. Quali furono gli effetti del peccato? Quando noi andiamo a studiare, gli effetti del peccato per quanto riguarda l'uomo in maniera particolare sono quelli riferiti alla terra, riferiti al luogo. Il concetto è molto semplice. Quando Adamo era nel giardino, lui non doveva lavorare. Anche se in Genesi 2, al versetto 15, è scritto che Dio pose l'uomo nell'Eden, nel giardino di Eden, perché lo lavorasse, lo custodisse. In realtà quella parola lavorare ha un significato totalmente diverso da quello che è la nostra concezione del lavoro. Vorrei ripetere questo principio, dato che c'è stata un'interruzione. Così come la disubbidienza di Adamo ha avuto un effetto sull'umanità, senza bisogno di fede, cioè le persone, per come viene insegnato, le persone nascono e nascono essendo peccatori
quindi essendo già condannati a priori, essendo praticamente destinati all'inferno senza aver fatto niente, senza bisogno di credere. Le persone non hanno bisogno di credere in Adamo per essere peccatori, perché, per come viene insegnato, lo sono praticamente, lo sono dalla nascita. Se fosse vero, allora è anche vero che attraverso l'obbedienza di Gesù, questo stesso effetto va su tutta l'umanità automaticamente senza bisogno di credere. Quindi il concetto è questo: non ho bisogno di credere per diventare giusto, non ho bisogno di credere per diventare figlio di Dio, non ho bisogno di credere perché attraverso quello che Gesù ha fatto, tutta l'umanità è ritornata a casa, è ritornata ad avere comunione con Dio, cioè potenzialmente ogni singolo essere umano è un figlio di Dio, ogni singolo essere umano appartiene a Dio. Così come è vero che attraverso Adamo il peccato si è esteso su tutta l'umanità e tutti sono diventati peccatori e privi della grazia e della gloria di Dio senza bisogno di credere in Adamo, così è vero che attraverso l'obbedienza di Gesù tutti gli uomini sono stati giustificati e sono ritornati ad essere figli di Dio attraverso il suo sacrificio senza bisogno di credere. Quindi il sacrificio di Gesù è molto più potente della disubbidienza di Adamo. Il peccato di Adamo è meno potente dell'opera redentiva che Cristo ha compiuto per noi sulla croce, o meglio dirlo al contrario, l'opera che Gesù ha compiuto sulla croce per ognuno di noi è molto più potente di quella che Adamo ha compiuto nel giardino dell'Eden. Molto semplice. Quindi a cosa serve predicare il regno di Dio? A cosa serve predicare il Vangelo del Regno? Il Vangelo del Regno serve per far conoscere alle persone tutto quello che Gesù ha fatto, per mettere a conoscenza le persone che non sono separate da Dio, per mettere a conoscenza che le persone non sono condannate attraverso i loro peccati, ma che sono stati già perdonati 2000 anni fa, senza bisogno di chiedere perdono. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 19: Dio ha già riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. Quindi questa parola di riconciliazione a cosa serve? Serve per dire alle persone: riconciliatevi con Dio perché Lui si è riconciliato con voi. Nessuno andrà all'inferno. La parola inferno non esiste nella Bibbia. Nessuno andrà nelle pene eterne, nel fuoco eterno per tutta l'eternità. C'è qualcosa che non va in questa dottrina, in questo insegnamento infernalista, che rende Dio peggio di un mostro, che rende Dio peggio di Hitler, peggio di Saddam Hussein, peggio di coloro che hanno massacrato continuamente nell'arco degli anni migliaia, milioni di persone, peggio di queste persone. Come fai a condannare una persona per l'eternità alle fiamme eterne semplicemente sulla base di una finestra temporale di 30, 40, 50 anni? Per poi soffrire per tutta l'eternità? Dio non è così. Dio non è così. Sarebbe assurdo che per diventare peccatori, perduti e dannati non ci sia bisogno di fede, mentre che per uscire fuori da questa condanna e da questa dannazione eterna ci sia bisogno di fede. A cosa serve la fede? La fede non serve a uscire fuori dalla dannazione o a scampare l'inferno. La fede serve per realizzare il regno di Dio qui ed ora. La parola della riconciliazione che Dio ha messo nel nostro cuore, nella nostra bocca, serve per andare a dire alle persone: Dio ti ha già perdonato in Cristo, Dio non è arrabbiato con te, Dio ha fatto la pace con te e attraverso la tua fede puoi ritornare a fare pace con Lui, ma non perché Dio è arrabbiato con te o non ti abbia perdonato, Dio ha già
perdonato tutti i tuoi peccati. Quindi la fede serve non per essere, tra virgolette, salvati dall'inferno, ma per essere salvati da una vita senza Dio, da una vita qui e ora senza Dio. Pensate a tutti quelli che vivono in Africa, a tutti quelli che vivono nell'Amazzonia. Pensate, oggi abbiamo internet, oggi abbiamo Facebook, oggi abbiamo dei media che ci permettono di girare il mondo in un istante. Pensate a 30 anni fa, com'era il mondo fino a 30, pensate com'era il mondo fino all'inizio del 1900. Tutte quelle persone che sono nate, cresciute, vissute in luoghi dove il Vangelo non è mai arrivato. Voi pensate veramente che Dio mandi certe persone alla dannazione eterna perché non hanno mai avuto l'opportunità di conoscere il Vangelo? Il regno di Dio non ha a che fare con il dopo la morte, il regno di Dio ha a che fare prima di tutto con il qui ed ora. Tutte le persone saranno con Dio, tutte le persone saranno con Dio. Qual è il compito per il quale, il motivo per il quale dobbiamo predicare il Vangelo, per il quale dobbiamo essere anche perseguitati, per il quale dobbiamo deporre anche la nostra vita? Parlare che c'è un Padre meraviglioso che ha compiuto un'opera straordinaria 2000 anni fa mandando suo Figlio e permettendo a te e a me, ad ognuno di noi, ad ogni singolo essere umano, di sperimentare nuovamente il regno di Dio, di vivere come Gesù ha vissuto. Non c'è nessuna condanna, non c'è nessun inferno, non ci sono fiamme eterne, non c'è nessuna dannazione per l'eternità, nessuna situazione che porti le persone a vivere per l'eternità nelle fiamme eterne. Ma di quale mostro stiamo parlando? È come se, vi faccio un esempio, la nostra vita, per quanto lunga possa essere, ok? Per quanto lunga possa essere, mettiamo una vita che dura 100 anni, 120 anni. Cosa sono 120 anni rispetto all'eternità? Non c'è paragone, perché non c'è il senso del tempo, perché è come i cieli sono più alti della terra. Non c'è dimensione, non c'è misura, non c'è modo di calcolarlo. Una volta io pensavo a questo concetto e quante volte, mentre io vi sto parlando in questo momento, ho battuto gli occhi, ho dato un colpo con le mie palpebre. La vita, per quanto lungo possa essere, in confronto all'eternità, è come un battito di ciglia in confronto alla vita stessa. Come fai a determinare l'eternità su un errore che è come se tu, come se noi volessimo far pagare, diciamo, cerchiamo di mettere una misura, è come se Dio volesse far pagare un errore che è stato un battito di ciglia per 100 anni. Per 100 anni tu soffrirai per quell'errore compiuto in quel battito di ciglia. Già questo sarebbe assurdo. Lasciamo stare 30 anni, ma anche un anno rispetto ad un battito di ciglia. Quanto è un anno rispetto ad un battito di ciglia? Che è un micro millesimo di secondo rispetto a 365 giorni. Già quello sarebbe assurdo, già quello sarebbe mostruoso. Questo è uno degli intoppi, questo è uno degli ostacoli più grandi che sono stati posti davanti all'umanità. La gente, parecchi, non accettano questo Dio che ti chiede di perdonare i tuoi nemici e che alla fine lui farà bruciare per tutta l'eternità i suoi nemici all'inferno. Non ha senso, non ha senso. Un Dio che ti chiede di perdonare i tuoi nemici 70 volte 7, ciò significa sempre, significa non c'è tempo, non c'è il tempo, non esiste il concetto del tempo. Quante volte lo devo perdonare? 7 volte? No, 70 volte 7, quindi significa sempre. E come fa un Dio che ti chiede, che chiede a noi, che è difficile, perdonare i nostri nemici 70 volte 7, quindi sempre, però poi lui si passa il lusso di condannare i suoi nemici per sempre? Non ha senso. C'è qualcosa che non quadra in questo concetto. Paolo dice una cosa
incredibile nella lettera ai Romani, al capitolo 5, lui dice così: per cui, se per una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure con un solo atto di giustizia la grazia si è estesa a tutti gli uomini in giustificazione di vita. A cosa serve la fede? La fede non serve a diventare giusti, la fede serve a vivere la giustizia, a vivere i benefici di questa giustizia, a vivere i benefici del regno di Dio, a vivere i benefici di questa salvezza. La salvezza non dall'inferno, ma la salvezza da una vita senza Dio, non per l'eternità, ma ora, qui ed ora. Ecco perché dobbiamo predicare il Vangelo, perché la nostra vita con il Vangelo diventa una vita straordinaria, non con la religione. Dio ha creato l'uomo non per una religione. A Dio non gliene frega assolutamente niente se tu sei cattolico, se tu sei evangelico, se tu sei testimone di Geova, se tu sei musulmano, se tu sei buddista, se tu sei shintoista, se tu sei qualunque cosa, ateo. Dio non gli interessa. Dio ama ogni singolo essere umano e Gesù è venuto a portare e a rivelare il Vangelo del Regno di Dio. L'uomo non è stato creato per una religione, l'uomo è stato creato per regnare sulla terra. Nel momento in cui ha dichiarato la sua dichiarazione, ha fatto la sua dichiarazione di indipendenza, lui non ha perso la salvezza, ha perso l'autorità che Dio gli aveva dato, perché lui stessa ha detto: io voglio separarmi da te. Dio dice: ok, fino a questo momento io ho provveduto per te, fino a questo momento io mi sono preso cura di te, da oggi in poi tu ti prenderai cura di te stesso. Fino a oggi tu hai mangiato gratis, da oggi in poi tu dovrai lavorare sodo, lavorare duro e dovrai sudare per ritornare a mangiare, per permettere a te di mangiare, di vestire e di bere. Non sono forse le cose di cui parlava Gesù in Matteo 6? Perché siete in ansietà riguardo al mangiare, al bere e al vestire? Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose per le quali voi siete ansiosi vi saranno date, perché se trovate il regno di Dio e comprendete la giustizia di Dio, tutte le cose di cui avete bisogno saranno vostre. Dio elimina la fatica, Dio elimina il sudore, perché Dio elimina l'ansia e la paura. Tratteremo questo argomento, ormai sono andato un po' oltre. Lo so, non è facile, ma è possibile, ce la faremo. Padre, grazie con tutto il cuore per quello che tu fai, per come tu parli, per come tu ti riveli. Voglio ringraziarti perché ci hai assistito fino a questa 11ª lezione di questo argomento, Padre. Sappiamo che c'è ancora tanto da dire, ma soprattutto c'è tanto da imparare, tanto da scoprire, tanto da ricevere. Per questo io ti chiedo spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza tua. Abbiamo bisogno di conoscerti. Abbiamo bisogno di rimuovere dai nostri cuori tutti gli ostacoli possibili e immaginabili per poter conoscere te e poter farti conoscere a coloro che ancora non ti conoscono, per appianare la strada, levare gli ostacoli, preparare la via, alzare una bandiera e riportare a casa un popolo che ha bisogno di sperimentare cosa significa regnare in questa vita. Per questo ti ringrazio con tutto il cuore e grazie per come ci porterai avanti, nel nome di Gesù. Amen. Voglio ricordarvi un appuntamento molto importante. Sabato saremo a Napoli all'Hotel Tiempo, ma lunedì 30 aprile saremo a Catania al Palaspedini, che è un palasport attaccato allo stadio principale della città,
avremo questo evento che sarà dalle 16 alle 22. Abbiamo dato un titolo, un tema a questo evento, Come in cielo, così in terra, che sarà anche il tema del nostro ritiro spirituale, ad agosto. Voglio invitarvi, se avete la possibilità, di partecipare perché sarà veramente una grande occasione. Oggi sono usciti i cartelloni pubblicitari nella città, a Catania, stiamo pubblicizzando questo evento nelle strade. Naturalmente l'entrata è libera e faremo tanta lode, tanta preghiera e poi chiaramente la predicazione del Vangelo del Regno. Ci sarà mio padre, ci sarò io, saremo soltanto noi due che predicheremo perché non abbiamo voluto invitare a nessuno perché vogliamo portare avanti quello che Dio ci sta mettendo nel cuore senza mescolare i messaggi con cose che non ci convincono tanto. Quindi siete tutti invitati a partecipare, sarà un evento straordinario. Se avete bisogno, chiamateci, c'è il nostro nuovo numero lì su Facebook, su internet. E quindi grazie per come ci avete seguito. Ci vedremo domani sera, domani avremo una riunione molto particolare. Nella nostra riunione di Catania saremo in una casa, saremo in campagna, saremo con tantissime persone e avremo una bella riunione con tante persone nuove che finalmente si stanno avvicinando al Vangelo del Regno ed è una gioia straordinaria. Il centro apostolico del Mediterraneo Giubileo si sta di nuovo riformando ed è quello che noi vogliamo riaprire e riformare quest'anno. Quindi il centro Giubileo non è morto, ma è tutt'altro che morto, è vivo e lo stiamo ristrutturando per poter ripartire entro la fine di quest'anno. Quindi grazie per le vostre preghiere, grazie per il vostro supporto, grazie per quello che fate, grazie per le vostre offerte. Grazie per come ci sostenete, per come ci permettete di andare avanti e ci permettete di essere determinati e determinanti in questo. So che la nostra vita dipende da Dio, ma è anche vero che da soli non possiamo farlo ed è bello questo senso del corpo, anche se siamo lontani, anche se siamo sparsi in Italia, all'estero, dove parecchi di voi state seguendo. Vi ringraziamo veramente tanto e il nostro desiderio è quello di portare avanti un progetto chiaro e definito. Stiamo lavorando anche sul nuovo sito, fra un paio di mesi andrà online il nuovo sito, sarà una bella sorpresa per tutti quanti, ci sono delle grandi novità e quindi il nostro desiderio è lavorare qui nella nostra città a Catania, come Dio ci ha detto, è la nostra Antiochia, la nostra base, il nostro quartier generale per poi lavorare anche in tutta l'Italia e all'estero. Quindi grazie per come ci sostenete, grazie per come ci state accanto. Una buona serata a tutti quanti e ci vediamo domani sera con la riunione. Ciao a tutti.